oltre le fabbriche, oltre il traffico, ma non oltre il confronto. Gaetano Raccio è realmente sconosciuto e sembra che non gliene importi nulla. Lavora per una sorta di urgenza creativa, quasi sciamanica. Studia il monte, la natura, il torrente e la sua salamandra. È stato un incontro quasi magico per me, proprio averla incontrata così per caso, quando sono andato sul torrente perché volevo dipingere sul torrente, poi questa salamandra è apparsa e da allora quasi come se mi chiamasse. Vado sul torrente perché, come poter dire, un andarmi a cercare, andare a vedere un paesaggio che ho all'interno, e il torrente e le stagioni di questo microcosmo mi danno la possibilità di andare a vedere quello che mi scorre dentro. Una delle cose che mi interessa molto quando dipingo è quella di assaggiare le cose che mi stanno attorno, proprio assaggiare l'aria, la luce, i profumi, un po' come un discorso che ho già accennato precedentemente, sentirmi un uomo preistorico. Voglio aggiustarmi addosso il mio giorno, voglio aggiustarmi addosso le mie ore, quello che andrò a fare, vivere intensamente. Cosa? Il torrente vicino a casa cambiava colore secondo la moda nella famosa città della seta. Preanatro. Repentini mutamenti di paesaggio che quando sei in autostrada attribuisci alla velocità, ma poi in città, pochi passi da quel ponte del nord, tetto di fortuna per cinque albanesi che si lavano nel cosia putrescente, ti capita di vedere tre anatre con la testa infilata sotto l'acqua. Sarà la natura che resiste e riferisce a tutte le nostre violenze, o piuttosto la vita che si adatta anche alla morte.